Thank you, Mr. President. You can start. Grazie Antonio. Intanto, thank you, Antonio. First of all, welcome to everyone. Intanto da amici che arrivano da fuori Veneto e fuori Italia, che vedo sempre molto volentieri. Un saluto anche a chi ci segue da remoto, perché abbiamo molti che non hanno potuto essere presenti qui oggi a Venezia e che invece ci seguono da lontano. Nella cultura e storia veneta, il primo marzo segna l'inizio del nuovo anno. Per secoli la Repubblica di Venezia celebrava il suo Capodanno in questo giorno. Il conto effettivo era effettuato more veneto, cioè secondo usanza veneziana. In altre parole, per la Serenissima, oggi è il primo giorno del 2023 more veneto. Spero che questo Capodanno storico sia ben augurale per voi tutti e per la Carta di Venezia che oggi nasce, si rinnova, si adatta per la seconda volta. Ricordo bene il giorno in cui Ignacio Socias venne qui a Venezia per presentarmi l'idea di quella che sarebbe poi divenuta la Venice Declaration, la cui appunto intuizione iniziale era quella di un progetto rivolto alle città, alle regioni che volevano contribuire attivamente al raggiungimento dell'obiettivo 21 dell'agenda ONU del 2030. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. La Venice Declaration è cresciuta grazie a stimoli della IFFD e di realtà come ERISAM, la rete ELISAM che mette assieme tanti attori a livello europeo, per non parlare, mi permetto di dire, del Dipartimento Affari Sociali e Economici delle Nazioni Unite, guidato da Daniela Bass, il cui contributo appunto è stato importantissimo, o il contributo fondamentale di Uninove, l'aiuto di università come Ca' Foscari o di Rotterdam, di regioni come la regione rappresentata dall'amico Piotr Galbeschi, il Friuli Venezia Giulia, la Carinzia, il Dipartimento Bocche del Rodano, la regione di Attica della Grecia, città greche, francesi, italiane, l'associazione dei comuni messicani, le città messicane che assieme, l'abbiamo fatto assieme a Piotr nell'ultima loro assemblea, hanno posto la Carta di Venezia come un minimo comune denominatore di attività politica istituzionale in Messico e hanno portato la cosa anche all'attenzione del governo messicano. Poi questa nostra carta, portata all'attenzione di città come Brasilia, San Paolo, Curitiba, Marsiglia oppure Vicenza, che ringrazio qui per la presenza oggi dell'assessore Siotto. Ebbene, grazie a loro e a tanti altri, se la Venice Declaration è andata oltre quello stimolo iniziale. Se tutti abbiamo capito il ruolo delle case e delle famiglie, che è diventato appunto centrale, la Dichiarazione di Venezia ha dimostrato strategie comunitarie per superare o evitare i rischi dell'isolamento e della solitudine e della dipendenza dalle tecnologie. La casa non può trasformarsi in una prigione o peggio in una prigione tecnologica segnata da violenze domestiche subite da donne e bambini. Vivere non da soli, ma in comunità. Credere nell'economia circolare. Lottare assieme per difendere gli insediamenti umani dai mutamenti climatici e combattere uniti contro la povertà, la fame e le malattie. Come aveva più volte sottolineato Daniela Bass, la crisi derivata dalla pandemia Covid-19 portò alla luce fratture già esistenti, accentuando situazioni di estrema povertà. Sono infatti aumentate le situazioni di marginalità e di polarizzazione sociale a danno dei più vulnerabili, come i giovani, le minoranze, i gruppi considerati inutili come anziani o disabili o disoccupati. Oggi i
I primi 10 miliardari del mondo detengono una ricchezza 6 volte superiore al patrimonio del 40% più povero della popolazione, composto da 3,1 miliardi di persone. 5,6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa della mancanza di accesso all'assistenza sanitaria delle nazioni povere e 2 milioni e 100 mila persone muoiono ogni anno a causa della fame. Quasi metà dell'umanità, 3,2 miliardi di persone, vive sotto la soglia di povertà, cioè con meno di 5 dollari e mezzo al giorno. La crisi ha rafforzato fenomeni come lo sfruttamento, i conflitti, la violenza domestica, il traffico di esseri umani, l'abuso di bambini o anziani, mentre il conflitto ucraino-russo ha dimostrato come equilibri che si pensavano consolidati possono rompersi improvvisamente e improvvisamente interrompere il cammino verso il benessere per sconfiggere la povertà, la fame e rendere tutte le città e tutti gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, mettendo appunto al centro tutti i percorsi di tutti i percorsi la famiglia e le sue esigenze. Per questo un anno fa a Bruxelles decidemmo di riscrivere la Venice Declaration, adattandola non solo ai nuovi scenari che la storia ci stava proponendo, ma anche sulla base del contributo straordinario che ciascuno di voi ha saputo dare. Potrei ringraziarvi tutti uno a uno per il grande lavoro che avete svolto, di cui cito alcuni tra i tanti: Daniele Abbas, Ignacio Sosias, Piotr Galbeschi, Silvia Carega, Jean-Marc Stoyer, Christian Papus, sindaco della città greca di Fili in Attica, l'amica Manuela Lanzarin, Annalisa Bisson e i loro collaboratori straordinari, per non parlare dei tecnici che, riscrivendo la Venice Declaration, hanno portato a termine un lavoro veramente difficile. Trovo particolarmente meritorio da parte loro aver lanciato un tavolo di lavoro sull'economia circolare, la sicurezza alimentare e l'energia, guidato dalla città di San Paolo, spazio che sono sicuro arricchirà di nuovi stimoli la nostra azione. In verità, voi tutti ci avete dimostrato che nel mondo contemporaneo la realtà è policentrica e ciascuna realtà, piccola o grande che sia, ha il diritto di contribuire con la propria identità, cultura e intelligenza al benessere comune. L'etimologia della parola famiglia è da ricondursi al termine oscofama, cioè casa da cui, latino famiglia. Famiglia in senso stretto ed originario, etimologicamente parlando, significa la piccola comunità di persone che abitano nella stessa casa. Oggi quella stessa casa in cui vive quella comunità è il mondo, è la piccola comunità, è l'umanità tutta, che non può sopportare diseguaglianze, gli squilibri drammatici di cui ho accennato in precedenza. La famiglia è la base di quella straordinaria architettura che può guidare l'intera umanità nelle grandi sfide che ci attendono, ad iniziare dalla lotta alla povertà, alla fame, ai cambiamenti climatici. Se vogliamo salvare la casa comune e i suoi abitanti, dobbiamo ripartire dalla famiglia. Oggi siamo qui per ribadirlo con la nuova Carta di Venezia, che speriamo porti sempre con sé il suo spirito originale di servizio, disponibilità e attenzione alle ragioni di tutti. Grazie ancora per l'attenzione, grazie per la vostra presenza e, ripeto, per il lavoro fatto tutti assieme, che secondo me può essere sempre più utile, specialmente per guidare l'azione di molte realtà come le nostre, che attraverso le Nazioni Unite potrà poi essere propagandata e rilanciata a livello mondiale. Veramente grazie a tutti. Thank you, President. And now we are going to give the floor to Renata Kaczmarska of the Department of Social and Economic Affairs of the United Nations. Esteemed Veneto Region President and Representatives,
esteemed international, regional, European, and local elected representatives, professionals involved in the development of family policies, civil society representatives, ladies and gentlemen. Thank you for the invitation to speak at this important meeting launching the revised Venice Declaration. The Declaration is a very useful initiative guiding local cities and regions officials on how to fulfill the needs of families in urban settings. Thank you for all your work on this important issue. Ladies and gentlemen, I was asked to speak today about the 30th anniversary of the International Year of the Family. Let me start with the objectives of our preparations, as maybe some of you are not familiar with the details. These objectives are to conduct research on megatrends impacting families, such as new technologies, migration and urbanization, demographic changes and climate change. Analyze relevant sustainable development goals and targets vis-a-vis those megatrends. Raise awareness of the impacts of megatrends on families through advocacy and awareness-raising meetings and events. To recommend family-oriented policies and programs in response to those trends. The next objective is to engage stakeholders like yourselves, including member states, UN entities, civil society organizations, including academic institutions. So those are our objectives. What actions have been undertaken to achieve those objectives? First, in the area of research, so far, we launched background papers on three megatrends, that is, new technologies, migration, and urbanization. This year, we are launching the background paper on demographic change. Next year, we are focusing on climate change. We held two international expert group meetings in 2020 and 2022. We also had several regional expert group meetings for Africa and also the sub-region of Arab states. Our awareness raising and advocacy events included side events of the Commission for Social Development, International Day of Families Observances, other events organized by stakeholders in cooperation with the Focal Point on the Family at national and regional levels. And there are many events we are planning for this year, including regional expert group meetings and advocacy events. Let me also mention that this year's observance of the International Day of Families will focus on demographic changes and their impact on families. We are in particular also going to focus on aging and intergenerational solidarity. All these expert group meetings and advocacy events are helping us preparing the reports of the Secretary General, which analyze megatrends and offer recommendations on family-oriented policies responding to family needs. Our goal is that the recommendations from the reports find their way to the resolutions adopted annually at the forum of the Third Committee of the United Nations General Assembly. We hope the resolutions guide member states and other stakeholders in the design of family-oriented policies at the national level. I would like to encourage you to use our resources, including recommendations. We hope that they are useful for your work at all levels. In conclusion, I would like to reiterate that, as you are aware, families around the world have been deeply impacted by contemporary megatrends, including technological and demographic changes, urbanization, migration, and more climate change. As we are preparing for the 30th anniversary of the International Year of the Family, we need to take into account the importance of research on megatrends and their impact so that we can design better family-oriented policies to respond to the new challenges facing families. As COVID-19 pandemic has demonstrated, families bore the brunt of the crisis and are now faced with economic hardships due to higher cost of living and other factors. As families are primary social protection providers, they deserve more support through inter alia, child and family benefits, paid parental leave, better and more flexible working arrangements, gender responsive policies and programs to reduce the burden of care and respond to the needs of all households. Families need good living conditions in cities that have affordable housing, transportation, education institutions, as well as green public spaces where all generations can meet. I wish you all the success in the Venice Declaration and all the activities of all the stakeholders gathered today for the benefit and well-being of families in Europe and beyond.
Thank you very much for your attention. And now I kindly ask Jean-Max Drouot, President of ELISAN, European Local Inclusion and Social Action Network, of the Steering Committee. Please, Jean-Max. Alors, je suis le président du comité directeur d'ELISAN. La présidente, c'est Sylvie Carrega, qui est ici présente. Faire inclusif en période de crise mondiale. Lors de notre rencontre du 12 octobre 2022 à Bruxelles, dont Roberto Ciambetti a parlé tout à l'heure, à l'occasion de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration d'ELISAN, nous fûmes unanimes à accepter l'évidence. La succession accélérée des crises et leur aggravation nécessitent de mettre en œuvre une actualisation, adaptation des termes et des contenus de la déclaration de Venise. C'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Depuis cette date post-Covid, les chocs se sont succédés. Dernier épisode en date, le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie, avec ses dizaines de milliers de morts, de blessés et un nombre effrayant de sans-abri au milieu de l'hiver. La guerre se poursuit en Ukraine maintenant depuis plus d'un an et d'autres pays de la planète sont dans la tourmente. Je citerai le Tchad, le Liban, la Somalie, Haïti et bien d'autres, frappés par la violence, la pauvreté et les changements climatiques. Les habitants de ces pays et de bien d'autres par le monde n'accèdent plus à l'alimentation, au logement, à la santé. Ils choisissent toujours plus nombreux des chemins migratoires, générateurs de graves déséquilibres, de marginalisation et de discrimination. Les responsables des villes et des collectivités territoriales en général, et ceux signataires de la Déclaration de Venise en particulier, sont confrontés à des difficultés complexes, accrues, qui réduisent l'impact de leurs initiatives inclusives et durables, voire les anéantissent. La hausse des prix alimentaires est devenue le facteur majeur d'exclusion dans nos sociétés industrialisées et provoque le retour de la famine avec son cortège de morts au cœur de l'Afrique. L'habitant ou le citoyen qui ne peut se nourrir et nourrir ses proches dans son cadre de vie n'est plus acteur dynamique de la société et encore moins maître de son propre avenir et de celui de sa famille. Comme l'indique le rapport de l'Organisation des Nations Unies du 25 janvier dernier, les Nations Unies, sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale en 2023, je cite, « Les résultats économiques très incertains menace la réalisation des objectifs de développement durable. » C'est du 25 janvier et ça émane des Nations Unies. La forte inflation, le durcissement des stratégies monétaires liées à une croissance en berne dans la plupart des économies déboucheront certainement sur une grave récession dans les pays développés avec des conséquences accrues sur les autres pays de la planète. L'augmentation des taux d'intérêt, le dollar fort aggrave la dette des pays en voie de développement et l'inflation mondiale reste à un taux particulièrement élevé, notamment en matière de prix alimentaires. Un taux de pauvreté en augmentation et une reprise de l'emploi à tonnes qui frappe particulièrement les femmes très fortement bloquent dans l'immédiat les perspectives de reprise. Dans ce contexte, les résultats escomptés en matière d'inclusion sociale et de développement durable sont effectivement différés et parfois anéantis. L'insécurité alimentaire frappe aujourd'hui près de 350 millions de personnes dans le monde, compromettant ainsi pour longtemps les tentatives d'éradication de la pauvreté. Malgré ce constat alarmant, j'en suis convaincu, les thèmes et les objectifs de la Déclaration de Venise sont plus que jamais pertinents pour favoriser le faire inclusif, mais leur mise en œuvre invite inexorablement les collectivités politiques et leurs responsables à redoubler d'efforts et d'imagination pour réajuster les actions et leur intensité
afin de compter et de coller au contexte social et environnemental historique. Merci, Jean-Max. And now we have another video with Olivier Jean, president of the IFFD, International Federation for Family Development. Dear President Ciambetti, Excellencies, distinguished authorities, ladies and gentlemen, thank you very much for the invitation from the Veneto region to take the floor in this launch of the updated Venice Declaration, a result of a joint efforts of Veneto and IFFD, together with so many territories that have accessed the Inclusive Cities for Sustainable Families project during these years. Thank you very much to all of you. Today, I can say that if the original Venice Declaration has proven to be especially relevant during the COVID-19 crisis, it seems clear that it will be even more important to build a post-pandemic world. As you know, a group of experts and signatories have been exploring the ways to make it work even better in the future. As a result, the updated version is presented today. Global cities in various locations deal with a wide variety of issues and challenges when it comes to issues such as infrastructure, provision of services, and access to adequate housing. Severe housing shortages combined with high level of overcrowding and congestion are exacerbating the problems that comes with rapid urbanization. Thus, a global one-size-fits-all solution to planning and policies is untenable and will create more harm than good. Instead, a better alternative is an approach like the New Urban Agenda that was adopted by most countries in 2016 that emphasizes collaboration and supportive partnerships between smaller and larger urban areas in regional zones. And the consequence, Venice Declaration was proposed some months after it. These types of partnership support equitable development and incorporate cultural and regional differences to ensure that rural areas are not left behind. It is exceedingly important to note that the rapid global urbanization that we are witnessing is a new phenomenon in its human history, and how the world copes with it going forward is going to determine how much humanity lives in the 20th century and beyond. When urbanization is deliberate with the appropriate stakeholders on local, national, and transnational levels involved in the process, it can be the most efficient and successful mechanism for improving the lives of individuals and families. This necessitates to focus on understanding the complexity of family life in urban contexts, family needs and family supports for new migrants, as well as for those who are already in urban areas. Families, in all their multiplicities and shapes and sizes, need to be supported through affordable housing, reliable safe transportation, and access to education, social services, and green spaces. While, as was pointed out above, the Sustainable Development Goals 11 highlights each of these factors, neither the goal nor the targets especially focus on family. Fundamentally, urbanization is a process that alters landscape and shifts population from rural areas to urban ones. Urbanization is accompanied by changes in how individuals and families live. By increased economic activities and access to new types of lifestyle and cultures, cities serve as a center for the concentration of transportation, trade, and public services, many of which are not easily accessible in rural areas. Due to the centralization of activities, urban areas serve as hubs for innovation. Individuals are attracted to these places because of the wealth of opportunities that are potentially accessed there. The dynamism that is created through the influx of people, economic opportunities,
and services explain the growth of urbanization over the last several decades in particular. Migration forms urbanization, but as was discussed above, it is not an homogeneous phenomenon. Urbanization, thus, needs to be understood as a multifaceted occurrence that needs to be viewed holistically. This means looking at how regionality, the area in the world where the urban settlement is located, economics, politics, and individual and families' life intersects. This is key for sustainable urban planning as we proceed further into the 21st century. The relationship between urbanization and family life has been a topic of scholarly interest for over a century now. Early 20th century, sociology focused on the consequences of urbanization on family structure in particular. In the early 1900s, the Chicago School, as it was known, warned of the disintegrating forces of urbanization and family life. They suggested that as industrial centers sprung up in cities and young people moved to urban areas in search of jobs, this led to the fragmentation of extended families. The analysis indicated that with mobility and new types of employment in factories instead of family farms, the social support structures that family provided through their kin networks weakened, leaving in their wake this disorganization, delinquency, and other ills. This was thought that led to social decay and the decline of the importance of families. It is critical to bring together the various constituencies and stakeholders in cities to create a more equal playing field where marginalized individuals, women, and low-income residents also have a voice. Moreover, cities need to be viewed as places where families, not just individuals, can thrive. This means that educational and social services need to be key parts of urban agendas. This type of holistic perspective will allow for the realization of the 2030 agenda and particularly goal 11 of making mankind settlements and specifically cities inclusive, safe, resilient, and sustainable. Well-planned urban areas can decrease social inequalities and promote family life by providing affordable house, accessible transportation options, and safe and green spaces for marginalized groups. Cities can be the conduit for more peaceful, equitable societies. Well-planned urban areas have the potential to address many of the disparities the world is currently dealing with. The omission of family-centered analysis and programming at transnational and state levels also leaves us with an incomplete understanding of the needs of society and what is needed for sustainable urbanization and migration. It is important to note that in most places, family policies and programs were developed at a time where families looked less complex than they do today. Thus, there is a critical need for appropriate programs and policies that are responsive to key social and family conditions under various dynamic conditions. What we can currently say, however, is that as families have changed, they have no decline in importance. For instance, research from Northern Europe indicates that family life may be gaining significance in terms of lessening in value. Moreover, weaker state supports for social services in many parts of the world is creating an environment in which families are not less important to the health and well-being of individuals, especially children, the terminally ill, individuals with disabilities, and older persons. We have certainly witnessed this during the global COVID-19 pandemic. In the recent published World Cities report, the Secretary General of the United Nations stated that cities and communities are demanding that those in authority take the opportunity to build back better. To emerge stronger, we need a sustainable, inclusive, and green recovery for people and the planet. This means dealing with the existing challenges of how cities are planned
manage and finance, and ensuring their development is compatible with the goal of net zero emission by 2050. With this hope and this desire that I think all of you present in Venice or attending online in this presentation, I wish you the best of all the territories. Thank you very much. And now I ask to take the floor to the real engine of the Venice Declaration, Ignacio Socias, who was the one, as Mr. Zambetti said, the one who invented, let me say, really invented the Venice Declaration. Please, Ignacio. Caro Presidente Zambetti, illustri autorità, signore e signori, vi ringrazio molto per l'invito della Regione Veneto e desidero ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno contribuito a questa versione aggiornata della dichiarazione della Carta di Venezia, in particolare la Regione Veneto e tutti gli altri firmatari che hanno partecipato. Mi intención era hacer toda la intervención en italiano, pero gracias a Dios y para su beneficio me han pedido que la haga en mi idioma natal, español, lo cual agradezco porque no tengo muchas ocasiones de utilizarlo. Sabemos muy bien que en 2007, por primera vez en la historia del mundo, la población urbana superó a la población rural. Y desde entonces, con algunos altibajos, entre otras cosas debidos a la pandemia, esta tendencia ha continuado. Muchos sociólogos y muchos científicos consideran que esta tendencia a la urbanización es la tendencia más importante Muy bien. De todas maneras, permítanme acabar la frase. Quería decir con esto que para la ciencia la tendencia a la urbanización es la característica más importante desde el punto de vista sociológico de nuestros días. So this trend, and now I change to English with your permission, mais je suis très content aussi de voir ici beaucoup de représentants de la langue française que j'espère que j'aurai l'occasion de pratiquer après. Okay, so this trend is so important that even in the context of the United Nations, which is supposed to be able to change the world, we realized, guided, as President Zambetti said, by Daniela Bass and other members of the Department of Economic and Social Affairs, that cities, territories, should be taken into account every time more. As you know, at the United Nations, there are only two actors: member states, countries, and civil society. Cities, regions, urban territories are not considered at all.
And that is why, inspired by some of the most relevant, significant members of the United Nations staff, we thought that it would be a great idea to give those territories both a voice in the United Nations, but also the possibility to benefit for all the decisions that the United Nations was making in relation with it. And I think that today we can say that first, it was the Veneto region, the first, who understood the importance of this. Second, that there were some others that we usually call, or we can call now, founding members, who also did. And because of that, we were able to start developing those 10 principles of the Venice Declaration. Now, some years have passed, some crises, especially the pandemic, and we have some experience about how it has worked. I can tell you that, of course, it has been a great instrument, and I don't have to convince you of it because you all know. But we also realized that it could be even better. For me, it was really surprising that evening of the meeting we had in Brussels, the last evening, that we all went to the farewell cocktail with the same idea. Can we try to do something even better? And that was, of course, a challenge, because you know that when different politicians with representatives of NGOs from different places try to agree on something, it usually takes a lot of time. So we first had this impression of saying, maybe it's better to leave it as it is in case we never agree on something else. But we can say now also that that was not the case. After some online meetings, we did agree that those points were good. We needed to keep the same 10 points, but then we tried to make it richer, more appropriate. And that is what we basically have done, in my opinion, and what is presented today. Let me just quote a very important point. A recent study shows how major metropolitan areas in Europe shrank or lost population after COVID. So we have now these two inverse trends. Urbanization is growing, but population is decreasing, and especially in cities. How are we going to cope with this? I think it was very interesting to have here today the representative of the United Nations for Families, the focal point of families, telling us that these demographic shifts, demographic changes, are one of the main points the United Nations wants to discuss and to make resolutions, so therefore to get recommendations from stakeholders, and we are part of them, so that we can make
the declaration very much adapted to the situation. Of course, this is not only a European declaration, and most of the population of the world is not in Europe. You know that only Asia is more than half of the population of the world nowadays, Africa. And I'm glad to confirm you that we have been talking in New York recently with several Asian and African cities, proposing them to join the declaration too. But Europe goes first in all this process, and we need to show other continents not what does not work, it is already there, but what can really work after it. I feel this is our biggest responsibility. All this data have been taken into account in the new version of the Venice Declaration to make, as I say, even more efficient as a roadmap and an instruction book for family policies at the local level. And now I'm going to finish by asking all signatories present here and also to those present online not to forget that the report they are meant to present before the end of the month is very, very important to guide all of us in our work. Someone was telling me before we started how much the report is already helping them by having to produce it, in seeing what they are doing and how they can do better. And also, let me remind you of this technical meeting we had last year in Brussels, and we are having this year in Torun, Poland, at the end of May, together with the presentation of the working group on circular economy, food security, energy security. Your participation there, one way or another, is also very important. The Venice Declaration is not just a good idea. It's not just, well, it is, a good instrument inspired by the United Nations. It is also, it should be, a joint effort of even many more than those over 200 cities to make urban territories a good place for families to live in. Thank you very much. Thank you very much, Ignacio. As you can see, we speak different languages, but we have the same voice. And now I have to take the floor, our special guest, Marshal or President Piotr Kalbecki from Poland. And he's going to speak in Polish, but don't worry, there is a traduction. Thank you very much. So let me start in English. Sorry. Okay. Okay. So let me start in English and say thank you very much for invitation, Mr. President of Parliament of the NATO, Roberto Ciambetti. Once again, you involve me. I think very important role in Europe and in the world. Thank you for your initiation also of the NATO declaration in past many years ago. And I would be very pleased to say that since 2 years we are in the declaration,
we also change our point of view for family problems in my region in Poland. But what is most important, we share about our experiences in big family of the regions, of the cities, which signed the declaration and try to be the first in Iran change for better life of citizens, our citizens everywhere where we are, not only in Poland, not only in Europe, also on the world. So once again, thank you very much. Okay. Chciałbym teraz przejść w moim rodzimym języku do swojej wypowiedzi, tak abym był lepiej zrozumiany, a jest to jakaś forma też promocji naszego kraju. Adesso vorrei passare alla mia lingua madre, non solo per essere capito meglio, ma anche per promuovere un po' il nostro paese e la nostra lingua. Nowa odsłona deklaracji weneckiej rzeczywiście jest owocem kilkuletniej współpracy, również naszego regionu. I za tę możliwość bardzo uczestniczenia bardzo dziękuję. La nuova versione della carta veneziana, della dichiarazione di Venezia, è il frutto di una collaborazione che dura da più anni e anche noi partecipiamo a tutti i lavori. Bardzo dziękuję, że ta dyskusja toczy się w różnych miejscach. Miałem okazję brać udział osobiście i moi współpracownicy zarówno w Brukseli, Nowym Jorku. Dzięki Ignacio za twoją asystę, twoją pomoc. W Meksyku, Chihuahua, tu w Wenecji, ale już zapraszam, o czym była mowa, 31 maja do Torunia, do naszego województwa. Tam będziemy kontynuować nasze spotkania i naszą współpracę. Vi ringrazio anche per la possibilità di partecipare a tutti i lavori dedicati alla dichiarazione di Venezia. Ci siamo incontrati a Bruxelles, a New York, ci siamo incontrati un po' dappertutto. Grazie Ignacio che ci dai una mano anche per quanto riguarda Messico. Vi vorrei invitare già oggi di incontrarci a Torun, cioè nella città dove risiedo io, il 31 maggio. Cieszę się, że przybywają nowi członkowie naszej deklaracji. Cieszę się z obecności Marsyni. No i mam nadzieję, że nasze spotkania kolejne będą obfitować doświadczenia i nowych partnerów. Sono molto contento che vediamo sempre nuovi membri. Ringrazio anche Marsiglia, la città di Marsiglia, che ci ha raggiunti. Spero che ci raggiungeranno anche tante altre realtà. Dwa zdania na temat tego, co w tych ostatnich dwóch latach zmieniło się w moim regionie. Vorrei spendere due parole per quanto riguarda tutti i cambiamenti che siamo riusciti a fare nella nostra regione. Otóż wdrożyliśmy bardzo ważny projekt, w którym objęliśmy dozorem elektronicznym wszystkich starszych mieszkańców naszego województwa, tak aby monitorować stan ich zdrowia, reagować na wezwanie, kiedy jest potrzebna pomoc medyczna, lub kiedy zdarzy się jakiś nieszczęśliwy wypadek. Oni są zorganizowani w jednym systemie, monitorowanym z jednego miejsca. To jest efekt naszego zaangażowania w realizację, poważną realizację zobowiązań weneckich.
Allora, noi abbiamo implementato un programma di monitoraggio delle persone anziane. Praticamente gli abbiamo proposto un braccialetto elettronico che monitora costantemente il loro stato di salute e invia tutti i dati se hanno bisogno, se sono in una situazione di emergenza, se hanno bisogno di assistenza, noi lo sappiamo. Tutte queste persone, diciamo, sono sotto la sorveglianza di un solo sistema di monitoraggio che gli garantisce un aiuto, un'assistenza medica. Zmieniliśmy system opieki nad młodzieżą, która miała doświadczenie karne z prawem, weszła w świat kryminalny. Abbiamo cambiato anche il sistema di assistenza ai giovani che sono entrati in conflitto con la legge. Wprowadziliśmy system stałej opieki, spotkań codziennych z młodymi ludźmi, tak aby przystosować ich do wejścia do normalnego życia i wyciągnięcia ich często z patologicznych środowisk, w których do tej pory przebywali. Abbiamo intrapreso un'assistenza praticamente che si svolge ogni giorno. Li vogliamo tirare fuori spesso dalle situazioni di patologie. I może jeszcze jeden przykład. Mocno zaangażowaliśmy się w zmianę systemu opieki pieczy zastępczej, gdzie zlikwidowaliśmy wszystkie duże domy dziecka. Zastąpiliśmy je domami, w których przebywa nie więcej jak 14 podopiecznych oraz są oni w stałej jednej wspólnocie, właściwie rodzinnej, gdzie mamy dwóch opiekunów opiekujących się wzajemnie również wychowanków. Ten system stary poszedł całkowicie do lamusa, zmieniliśmy go na rodzinne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Inoltre abbiamo cambiato e praticamente cancellato il vecchio sistema di centri di affido dei bambini. Abbiamo cancellato grandi orfanotrofi, non ci sono più. Li abbiamo sostituiti con centri di affido piccoli che praticamente assomigliano a delle famiglie. Non ci sono più di 14 bambini su una casa. I bambini vivono nelle realtà che assomigliano più a una casa e ci sono sempre due persone, due assistenti che li crescono insieme. I dodam, iż zorganizowaliśmy profesjonalny ośrodek wsparcia dla tych rodzin, tych par, które chcą adoptować dzieci, szczególnie z niepełnosprawnościami. Mhm. Jest to bardzo duży krok w tym kierunku, aby w ogóle zlikwidować ośrodki opiekuńczo-wychowawcze w przyszłości. Abbiamo anche implementato un progetto di cui siamo particolarmente fieri, che consiste nel istruire le persone, le coppie che vogliono adottare dei bambini, e specialmente i bambini con handicap. Questo nostro progetto ha per scopo eliminare praticamente grandi centri di affido. Moi poprzednicy mówili o zmieniających się okolicznościach naszej egzystencji na Ziemi. Wymieniane były kataklizmy takie jak pandemia, trzęsienie ziemi w Turcji, Syrii czy wojna w Ukrainie. To rzeczywiście są sytuacje, które nas zaskakują, ale dodam, podkreślę, nie powinny zaskakiwać. Świat zawsze był w jakichś czasach i zawsze musiał borykać się z problemami i wyzwaniami.
Sono d'accordo con i miei predecessori che le circostanze che ci sono adesso nel mondo non sono molto rose. C'è stata la pandemia, c'è il terremoto in Turchia, c'è sempre la guerra in Ucraina. Però questi cambiamenti non dovrebbero sorprenderci, perché è proprio così la vita mondiale. Purtroppo dobbiamo essere pronti a tutto, anche a questi cambiamenti negativi. Powinniśmy jednak wyciągać wnioski, przykład wojny w Ukrainie, o czym za chwilę powiem więcej, daje dużo do myślenia. Nie powinniśmy udawać, że tworzymy zdrowe systemy demokratyczne, czy to na forum ONZ, czy Unii Europejskiej, jeśli za naszą ścianą sąsiednią w Rosji chociażby wiemy, iż wspieramy przez wiele lat system totalitarny, który ostatecznie niszczy dorobek demokratycznego i wolnego świata. Però osservando questa situazione dovremmo anche tirare le somme. Per esempio, guardando la guerra in Ucraina, di cui parlerò anche più avanti, noi dovremmo fare questa riflessione. Non dobbiamo far finta di creare dei rapporti democratici anche con gli stati che non lo sono. Se dietro la nostra parete, dal nostro vicino di casa, supportiamo un regime che veramente non è democratico. Nasze deklaracji powinniśmy uwzględnić to, że mówimy o rodzinie jako najwyższej formie organizacji społecznej, tworzenia wspólnoty, i dobro tej rodziny powinno nam przyświecać zarówno we Francji, w Polsce, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, jak i w Turcji, Syrii, w Rosji, na Ukrainie, w Japonii czy na Filipinach. Nie powinno być żadnego odstępstwa od tego, o jakich standardach życia w rodzinie mówimy. Wiem, że 5 dolarów w jednym państwie musi wystarczyć, a w innym 1000 dolarów jest za mało. Musimy jednak to w przyszłości zmienić. Nella nostra dichiarazione dobbiamo prendere sempre in considerazione che la famiglia è quell'unità organizzativa più importante del mondo. Il benessere della famiglia deve essere quel valore primario. Non dobbiamo darci per vinti. La famiglia deve essere considerata sempre uguale, sia in Polonia, sia in Francia, sia in Siria, sia in Giappone, sia in Russia. Non dobbiamo scendere a compromessi. Io mi rendo conto che in alcuni paesi per il benessere della famiglia forse bastano 5 dollari, ma ci sono anche i paesi dove non bastano 1000 dollari per vivere dignitosamente. Dobbiamo sempre avere in mente il bene della famiglia in uno standard concreto. Powinniśmy zatem szukać wspólnego modelu funkcjonowania rodziny na świecie, chociaż uwzględniać oczywiście różnice kulturowe, historyczne, nie definiować z góry, jak ten model ma być zorganizowany wewnątrz, ale na pewno musimy określić zaangażowanie naszych samorządów, państw i sposobu wsparcia w wyrównywaniu ostatecznie jakości życia rodzin na całym świecie. Dobbiamo elaborare un modello comune della famiglia. Non dobbiamo prendere sempre in considerazione tutte le differenze. Le differenze ci sono, ci saranno, differenze culturali, differenze storiche. Non dobbiamo definire un modello uno solo. Dobbiamo
prendere un modello generale e soprattutto definire come le autorità possono lavorare per il bene della famiglia. Nasza deklaracja musi uwzględniać taką sytuację, którą mamy u naszych sąsiadów w Ukrainie. No właśnie, gdzie wojna niszczy przede wszystkim rodziny. Po pierwsze, zabija ojców, którzy walczą na froncie. Zabija dzieci, babcie, ludzi niewinnych, cywili, też członków rodziny. I zmusza matki z dziećmi do emigracji, które muszą uciekać przed wojną do Polski. W trosce o rodzinę deklaracja wenecka musi w pierwszej kolejności powiedzieć nie wszelkim objawom wojen na świecie, również na Ukrainie. La nostra dichiarazione deve prendere in considerazione anche le situazioni come la guerra in Ucraina, che distrugge le famiglie, fa uccidere i padri, fa uccidere i bambini, nonne, mamme, muoiono membri delle famiglie, la gente innocente. Le madri di solito sono costrette a fuggire in Polonia, in altri stati. Noi, nella nostra dichiarazione, dobbiamo dire un forte no alla guerra, a queste situazioni. Jak sobie radzimy w tej sytuacji, kiedy przyjmujemy z dnia na dzień kilka milionów uchodźców? Porozmawiamy w Polsce, kiedy do nas Państwo przyjedziecie, mam nadzieję wszyscy, tak jak jesteście, 31 maja. Zapraszam serdecznie do Torunia. Będzie to okazja do pogłębienia naszej znajomości i zrozumienia może bliżej tego, co dzieje się za naszymi granicami, a i spotkania z Ukraińcami, którzy u nas przebywają od roku już, kiedy do nas przybyli. Come ce la caviamo con tutti questi profughi, con questa situazione? Adesso non ve ne parlerò. Vi propongo di visitarci in Polonia, di venire a trovarci il 31 maggio. Spero che questo incontro possa essere una buona occasione per conoscerci meglio, per capire meglio cosa sta succedendo e avremo anche l'occasione di incontrare alcuni profughi, alcuni nostri ospiti che da più di un anno ormai sono in Polonia, sono venuti dall'Ucraina. Cokolwiek byśmy już kończę, nie powiedzieli na temat rodziny, jednak pamiętajmy, to jest moje motto postępowania jako marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, że rodzina rodzi się w miłości. Ta miłość jest najważniejsza i wszystko to, co sprzyja budowaniu relacji dobrych wewnątrz rodziny, daje członkom rodziny zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa, jest rolą tych, takich jak ja, osób, być może od których trochę zależy, iż takie warunki tworzenia miłości wewnątrz rodziny jesteśmy w stanie dać, zagwarantować, umożliwić. Dziękuję bardzo. Potrei parlare ancora tanto, però il mio motto in quanto presidente del Voivodato di Kujawia e Pomerania è quello. La famiglia nasce nell'amore e dall'amore. L'amore è il valore più importante e tutto quello che bisogna fare è aggiungere gioia e sicurezza alla famiglia. E noi che abbiamo un ruolo, credo e spero che possiamo cambiare delle cose, da noi dipendono certe cose e dobbiamo creare delle condizioni in cui la famiglia possa sviluppare l'amore. Grazie mille, thank you very much.
Thank you very much indeed, President. And I want to underline that we must be grateful to the Polish people, to the not only your region, but the 16 regions in Poland who sustain and help the refugee from Ukraine. I remember last year in Brussels how you were so worried about the help you had to give, but you were able to support them in few hours. Let me say that it was a sort of miracle, very unbelievable. Thank you very much, Mr. President. And now, last but not least, we received some questions by email, because there is a lot of people who is following our meeting, and they ask something. We can give them the answer. We write them in the next few hours or in the next days in order to give them some pieces of information of our job, our future, and the future of the Venice Declaration. Now, sorry. Last, Gianna Zamaro, Central Director, Health, Social Policies and Disability of the Autonomous Region from Friuli, Venezia, Giulia. Miss Zamaro, mi scusi signora Zamaro, mi sente? Sì, sì, la sento. Ecco, e noi la sentiamo benissimo, you can hear you very well. Thank you very much. You have the floor. Thank you so much for inviting me to this meeting. I would have liked to be with you and Venice today, but unfortunately, a work commitment kept me in FVG, in Friuli Venezia Giulia. So I quickly present, because I think we are late a little bit, my slide, giving an overview, just an overview of what we are doing in our region. Only because we are in Italy, I will continue in Italian unlike other times. I go so quick. So the first slide, please. Okay. Go on, please. Next one. Thank you. Qui abbiamo ripreso e rivisto quella che è l'update della dichiarazione di Venezia, rapportata nel contesto regionale in tema di salute. Voi vedete che questo circolo intorno al ciclo della vita ci pone suggerimenti, perché noi abbiamo una regione molto vecchia, abbiamo una dependency ratio molto alto rispetto alle altre regioni italiane, anche rispetto all'Europa. Quindi abbiamo sviluppato dei piani di invecchiamento attivo, di promozione della salute e prevenzione in tutte le età, un piano per la fragilità, che naturalmente si rivolge a tutte le famiglie, perché tutto ciò che sto dicendo è rivolto alla famiglia, anche alle famiglie composte da persone anziane o monocomponenti. Un piano della cronicità e un piano della non autosufficienza. Allora adesso, ripercorrendo, next slide please, ripercorrendo sostanzialmente quelli che sono i vari titoli, diciamo, capisaldi della Venice Declaration, andiamo con l'housing. E naturalmente noi abbiamo ripensato i servizi e reso più accogliente i contesti ambientali per garantire il più possibile quella che è l'autonomia, l'indipendenza e quelli che sono i diritti sociali degli anziani. Per le persone anziane, che cosa facciamo per le loro famiglie? Adeguiamo le loro case, cerchiamo di abbattere le barriere architettoniche e abbiamo anche sviluppato, grazie al PNRR, delle misure di domiciliarità innovativa di abitare possibile. Posso andare avanti o lascio spazio all'interprete? Può andare avanti tranquillamente. Perfetto, benissimo. Quindi abbiamo quindi anche delle sperimentazioni di coprogettazione, di cogestione con le associazioni del terzo settore. Questo è abbastanza innovativo. Certamente riguardo, next slide,
And next again. Thank you. Questa è la nuova riguardo quella che è la new technology. Ovviamente noi cerchiamo di sviluppare con dei progetti sicuramente il contrasto a quella che è la solitudine, così come dicevano le persone che mi hanno diciamo mi hanno preceduto. È chiaro che anche noi abbiamo dei progetti molto forti, molto importanti di teleassistenza, di telecompagnia e anche di telesoccorso per le persone, specialmente non solo anziane, ma anche fragili, ma anche in contesti, visto che la nostra regione ha delle valli montane anche difficilmente raggiungibili, anche per loro. Naturalmente cito solo il progetto Sifarete che ne sviluppa azioni di ascolto, di informazione e di formazione. Ecco, next slide. Andiamo all'education. Qui noi abbiamo, siamo e abbiamo diciamo, sviluppato e siamo all'interno della rete europea delle scuole che promuovono la salute. Cercando di promuovere quella che è la partecipazione di tutta la comunità scolastica, docenti, studenti, genitori naturalmente abbiamo creato anche un documento di offerta per tutte le scuole di buone pratiche diciamo così, nell'ambito di un concetto di equità e di progetti validati per sviluppare competenze e stili di vita sani. Abbiamo una collaborazione anche con l'Accademia, quindi il CNRL CNRL di Pisa. Next slide. Ok, qui abbiamo riguardo l'health care, noi abbiamo una rete di ospedali che promuovono la salute. E abbiamo portato la scuola negli ospedali e a domicilio per i bimbi che diciamo ne hanno bisogno. Abbiamo anche fatto delle azioni per sviluppare il benessere mentale nei docenti e negli studenti attraverso il percorso di mindfulness. E nella comunità naturalmente noi stiamo agendo da anni con dei progetti di promozione di sani stili di vita e di prescrizione dell'esercizio fisico. Next slide. Riguardo la sicurezza, come vi dicevo prima, vedete questa piramide, abbiamo un progetto Sicuri a casa, va bene, che si rivolgono a persone anziane, fragili, che desiderano essere seguiti, protetti, rimanendo a casa, quindi una teleassistenza, telecompagnia, farmaci che vengono consegnati e prevenzione agli incidenti domestici. Se andiamo all'ambiente, la prossima, è chiaro che noi ci stiamo assolutamente muovendo verso azioni di sostegno e di promozione della mobilità sostenibile, di ricerca scientifica nell'ambito della presenza di agenti inquinanti ed effetti sulla popolazione e dell'istituzione di un sistema regionale di prevenzione di salute dai quelli che sono rischi ambientali e rischi climatici, anche sviluppando anche percorsi di resilienza. La prossima, se andiamo ai trasporti, è chiaro che qui abbiamo un discorso della promozione di un libero movimento sul territorio delle persone e dei servizi e agevolazioni anche per le persone che sono indigenti o che sono anziane rispetto a quelli che sono diciamo gli abbonamenti o i ticket per i mezzi pubblici e anche una serie di soft lines per quanto concerne diciamo speciali trasporti per persone diciamo anche disabili oppure anziane. Andiamo alla prossima che è l'affordability. Quindi noi abbiamo un fondo, investiamo tantissimo, che si chiama Autonomia Possibile, che sostiene la permanenza di persone non autosufficienti nella propria diciamo, abitazione, che non sono solo anziani, ovviamente. Abbiamo anche un fondo e una legge adesso, nuova, di supporto ai caregiver, a sostegno dell'assistenza familiare, perché ci sembra che questo sia una cosa da fare. E questa legge, la legge 7 del 2023, è nuova. E poi abbiamo un fondo che si chiama Dopo di noi a sostegno di persone disabili che di fatto non hanno più i loro familiari.
Se andiamo al tempo libero e al turismo, voi vedete qui c'è un progetto che a me sta particolarmente al cuore, che sono i 10.000 passi per la salute e che noi abbiamo iniziato con un anno cercando di promuoverlo e stiamo continuando finanziandolo di anno in anno. Abbiamo anche un atlante, abbiamo una serie di percorsi e circa credo il 40%, se non di più, delle nostre città, dei nostri paesi stanno aderendo a questo percorso diciamo, di promozione della salute all'interno di quelli che sono dei contesti, diciamo così, dei loro villaggi, delle città, eccetera. E questo anche a sostegno del turismo, perché stanno facendo dei percorsi molto strutturati e molto belli. Però veniamo alla prossima che ci porta a quelle che sono le famiglie che si trovano in condizioni di vulnerabilità. Quindi noi abbiamo il progetto Prisma 7 dal 2016 o 17, in cui diciamo, cerchiamo di mappare la fragilità dei soggetti, in questo caso anziani. Abbiamo l'88% aderito a questo screening perché è volontario e ha risposto alle nostre domande, diciamo, telefoniche, e abbiamo chiaramente rilevato nel corso del 2022 che il 27% di quelle che erano le persone intervistate sconosciute al sistema, quindi non prese in carico, perché questo è importante, sono risultate potenzialmente fragili di vario grado, quindi vengono monitorate più che prese in carico. E poi la prossima è quella importante, quella che è il contrasto alla solitudine. Abbiamo la legge 22 del 2020 che non solo promuove un invecchiamento attivo e sano, ma anche un contrasto alla solitudine in tutte le età. Pensiamo perché in quel momento c'era anche questa esigenza per il Covid che ci ha assolutamente reso molto più sensibili a questa tematica. Abbiamo un portale che voi vedete, dove c'è appunto il sito, dove tutti possono accedere, possono chattare, trovano le informazioni ed è quindi uno strumento assolutamente di condivisione per quello che diciamo, aiuto, per quello che. Non vedo più niente. Mi vedete? Ah, ok, sì. Quindi. Riguardo la prossima, il sostegno alla famiglia, e ho subito finito, noi vediamo che ci siamo concentrati particolarmente sulla violenza domestica, sul sostegno alla genitorialità, perché noi crediamo nella famiglia, crediamo nell'educazione, no? Familiare, al supporto alla disabilità anche all'interno delle famiglie in tutto l'arco della vita. Al sostegno a quella che è la dipendenza patologica che c'è, e ai contributi per l'accesso ai servizi per l'infanzia, quindi è una rete molto sviluppata. La prossima. Vedete qui appunto ci sono sostegni socio-educativi, vengono definite forme strutturate di collaborazione con gli istituti scolastici, quelle che sono le agenzie educative, le aggregazioni, per la segnalazione di particolari situazioni a rischio, no? Preventive. Ci sono interventi a favore dei nuclei familiari con bimbi dai 0 ai 3 anni, con un fondo di politiche per la famiglia. Si attuano percorsi psicosociali di supporto ai genitori, anche ai neogenitori, e con la possibile attivazione di centri per la famiglia, e si definiscono quelle che sono, si chiamano modalità organizzative, va bene, e di funzionamento di quello che è il servizio socio-educativo territoriale, secondo un modello, diciamo, quello che è un modello condiviso. Andiamo all'ultima diapositiva che percorre quello che è in realtà la povertà estrema. Quindi qui c'è un concetto fondamentale per noi che è l'housing first, dove viene garantito l'inserimento delle persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora, secondo le modalità previste appunto dall'housing first. Interventi di pronto intervento sociale per la grave marginalità, quindi per le persone in condizioni di povertà estrema senza dimora, e servizi di posta residenza virtuale, ovvero accesso alla residenza anagrafica e fermoposta da parte delle persone senza dimora, proprio per renderli, diciamo, per rendere l'ambiente per loro più inclusivo.
Io quello che voglio dire è che questo percorso, un percorso, io devo ringraziare assolutamente di essere, che la regione sia stata inclusa in questo percorso, perché credo fondamentalmente che di questo si debba lavorare e da ultimo, we need to go better. As Ignazio said, and I have to thank so much Mr. Ciambetti, the president, and Ignazio for his inspiring speech. Thank you so much. Now, on behalf of Mr. Ciambetti, I thank all of you for your contribution, for what you said, for the job we are going to do, even tomorrow morning with the Assembly of Allison. And I think that it's very important that there has been more than 50 people connected with us during this meeting. And what can I say? We can move to the presidency, so where we have an aperitivo and, of course, a toast for the Venice Declaration. Thank you very much.